Buonasera a tutti, io sono Angelo Marotta del blog www.angelomarotta.com. Sapete che il mio blog tratta anche di tarologia, misteri, mostro di Firenze in particolare, quindi stasera parleremo del mostro di Firenze con un ospite che avete assolutamente richiesto anche voi, perché mi hanno scritto: ma perché non fai tornare Massimo Bosco? Perché non fai tornare Massimo Bosco? E stasera Massimo Bosco ci parlerà di alcuni profili che sta studiando, profili psicologici. Buonasera Massimo! Ciao Angelo, ciao, un saluto a te e a tutti quelli che ascoltano. Beh, come stai? Bene, 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 tutto bene. stasera, beh, noi ovviamente parleremo in generale stasera, ma in particolar modo, come dire, andremo sempre comunque a finire sul solito personaggio che ormai ci attanaglia la vita ormai da tanto tempo, che è il mostro di Sì, Firenze, no? che Bene. ci ossessiona da un bel po'. Esatto. Sì, Allora, tu ci mi dici. facciamo una chiacchierata e Sì. niente, ti parlo un pochino di questo mio studio, analisi, statistica, che ho Ok. iniziato già da tempo, non è ancora finita, però più o meno ci sono delle cose che sono interessanti. Sì, allora io voglio dire anche una cosa, poi questo è di dominio pubblico, no? Che sappiamo bene che tu ultimamente hai fatto un viaggio, non so se ne vuoi parlare, non so se vuoi dire qualcosa, possiamo anche evitare se vuoi, senza nessun problema. Sì, io ho fatto un viaggetto così, di Villa Cidro, Sì. perché insomma volevo vedere un po' com'è, che aria tira. Poi tra l'altro io ho origine anche lì perché mia nonna era di Villa Cidro, quindi sono andato lì a fare un giro, e così per vedere un po' di cose, per raffigurarmi un po' di Sì. cose, Ok, ecco. qui È stato molto bello e anche, come dire, suggestivo per certi versi. Certo, la domanda che ti voglio fare è: dopo, ma hai scoperto qualcosa? Lo possiamo dire? No, in realtà nulla, però qualcosina, sai, ci sono delle suggestioni, delle cose che Ok. ti lasciano un pochino D'accordo. con i puntini di sospensione, ecco. Certo. Sicuramente è un posto dove voglio ritornare, anche per vedere di approfondire Certo, eventualmente se c'è qualcosa da approfondire, ecco. esatto, ecco, allora vai infatti, no, vabbè, ho capito che non ne parli volentierissimo, quindi vogliamo cambiamo direttamente discorso. Allora, vabbè, no, anche perché a me al telefono mi ha detto altro, insomma, non, come dire, non c'è, come dire, non c'è problema. Ma sì, poi comunque diciamo è una cosa, un work in progress che probabilmente se avrà delle evoluzioni sicuramente poi ne parleremo ampiamente, Ah, sicuramente. no, certo, su questo non c'è un bel dubbio, nel senso, noi Certo. aspettiamo sempre con ansia nuove notizie, perché poi alla fine, come ben sai, tu lo sai anche meglio di me, alla fine troviamo sempre le solite cose, girate, rigirate, Sì. la solita frittata, quindi è bene parlarne quando ne abbiamo, diciamo, un pochino di più di assoluta certezza. Allora, dimmi un po' dello studio che stai eseguendo in questi ultimi giorni. Esatto. Sì, a dire il vero l'ho iniziato l'anno Vabbè, scorso, sì. ancora non l'ho finito, conto di finirlo quanto prima, però come dicevo ci sono alcuni dati, alcune informazioni che emergono, ti spiego un attimino, lo spiego un po' a chi ci ascolta di cosa si tratta, se no non si capisce. Io semplicemente ho preso dei profili di serial killer, in particolare last murderer, mutilatori che compivano mutilazioni simili a quelle che compiva il mostro di Firenze, quindi su organi genitali e seni soprattutto. Sì. Ho stilato una lista di 50 punti che riguardano la personalità dell'individuo, le caratteristiche dei crimini, il suo vissuto e così via. E in sostanza ho incrociato questi dati ricavati da questi serial killer con quelli che sono i profili dei maggiori sospettati nel caso del mostro di Firenze. Ok. Per vedere un attimino i numeri, se vogliamo, sicuramente c'è ampio spazio per mettere in discussione un lavoro di questo tipo, sicuramente, però ecco, volevo vedere un po' i numeri, la statistica, più o meno che risultati poteva dare. Ecco. Ok, E niente, cosa hai devo dovuto dire muovere? Sì. che, dimmi. No, a cosa hai scoperto? Beh, allora, il discorso è questo, emergono principalmente tre profili. Sì. Preciso che questi risultati non coincidono
necessariamente con quello che penso io, che credo io, sono semplicemente le cose che vengono fuori dai numeri. E qui facciamo contento praticamente il nostro amico comune Francis, sì, perché sì, il profilo numero uno che spicca è quello proprio di Pietro Pacciani, sì, seguito immediatamente praticamente a ruota, attaccato da Salvatore Vinci, e poi il terzo profilo che spicca e che per me ha rappresentato una sorpresa, devo dire una sorpresa perché non me lo aspettavo, perché è un personaggio del quale tutto sommato, rispetto agli altri due dei quali sappiamo molto perché le loro vicende, la loro vita privata è stata sviscerata in tutti i modi, anche ufficialmente nei rapporti, nei processi eccetera, sì. Il terzo personaggio invece è uno del quale noi sappiamo tutto sommato poco, qui facciamo contento un altro amico comune che è Giuseppe Di Bernardo, e il personaggio è il Legionario, ecco, il Legionario, me lo immaginavo, sai. Per me assolutamente inaspettato, devo dire, sì, il personaggio del Legionario, però statisticamente ha i suoi numeri, per cui compaiono, spiccano soprattutto queste tre figure. Sì. Certo, c'è da dire che poi è vero anche che, per carità, cioè noi conosciamo i personaggi che conosciamo, poi per chi non è d'accordo e magari pensa a un killer solitario che non è stato ancora individuato e che non è mai entrato nelle indagini, e questo significa poco, perché ovviamente non lo conosciamo, non possiamo analizzarlo. Certo, no, però certo. Ecco, facendo un lavoro di questo tipo sulle persone che conosciamo, invece spiccano questi tre. E ripeto, a sorpresa per me c'è il Legionario, che non me lo aspettavo, no, in nessun modo. Sì, tra l'altro è stato anche indagato, se non sbaglio, no? Sì, è un personaggio, sì, che quando è uscito io, sì, lì per lì ho detto sì, questa cosa qui è interessante, vale la pena vederla. Poi devo essere sincero, io personalmente col passare un po' del tempo così mi è sembrato un personaggio tutto sommato non troppo idoneo, da vedere nel ruolo di un serial killer come il Mostro di Firenze, però sono sempre rimasto così un po' incuriosito, proprio parlando con Giuseppe, che tante volte mi ha fatto notare delle cose, mi ha detto insomma dei particolari, delle cose che in effetti possono sembrare interessanti, e devo dire che in effetti anche con una ricerca di questo tipo, sì, emerge il suo profilo. Bene. No, allora, siccome allora, dobbiamo anche premettere una cosa, Massimo, noi stiamo parlando, sì, anche, se non sbaglio, di una persona che è tuttora indagata, giusto? Non so se il processo, cioè, le indagini sono state chiuse. Da quello che si sa, ci dovrebbe essere la richiesta di archiviazione, che però va avanti più o meno, se non sbaglio, poi magari mi può correggere Giuseppe in uno degli interventi successivi, ma va avanti, credo, dall'anno scorso, da ottobre scorso, forse, esatto, la richiesta, sì, di archiviazione, sì, che si era detto che arrivava adesso tra un po', ma ancora non è arrivata, e quindi non si sa bene com'è la situazione. Sì, lui era indagato, si indagava su di lui e sull'altro medico, sì, quello che era il suo medico, insomma, però da quello che so io personalmente non ci sono più novità, se non quella che ci sarebbe stata forse la richiesta di archiviazione, perché, okay, evidentemente non c'era nulla di concreto, okay, contro di lui. Però non si sa, io non sono aggiornato oltre a questo. Vabbè, sappiamo che era stato attenzionato, e quindi però poi c'è stato anche un discorso di voler chiudere la questione, perché probabilmente non c'erano prove, non c'era niente a carico suo, insomma, a parte quelle pistole che dice lui gli sono state rubate, che se non sbaglio sono state anche, come dire, è stato certificato il fatto che gli sono state rubate, quindi non è uscito guarda, stasera non mi vengono le parole, non so perché, ce l'hai il caldo. È uscito un po' dal radar. Esatto, sì, è uscito dal radar appunto degli inquirenti. Uh-huh. No, io ti voglio chiedere, andando proprio nello specifico di questo argomento, che è un argomento bellissimo e interessante, io amo tra l'altro, come hai eseguito questa sorta di paragone psicologico fra l'analisi? Sì, esatto. Beh, io la cosa è stata lunga ed è lunga ancora perché non ho finito, proprio perché voglio essere il più preciso possibile. Sì. Quindi niente, mi sono studiato i vari casi, i vari personaggi uno alla volta, sono più o meno una ventina, perché poi
ho dovuto anche adoperare una selezione perché mi interessava dei serial killer che avessero quelle caratteristiche, certo, e che fossero stati presi, perché mi interessava anche ricavare i dati che poi vengono fuori analizzando le loro vite, certo, le loro motivazioni e così via. Quindi niente, ho fatto un lavoro di ricerca, di studio, ho preso appunti, ho verificato il più possibile, fermo restando che poi c'è sempre un margine per l'errore. No, vabbè, e così via. Certo, quello, ecco, sì, certo. Anche perché... E quindi, dimmi, scusa. Sì. No, dicevo, e quindi niente, ho accumulato prima tutte le informazioni su questi personaggi, serial killer di riferimento, il gruppo di riferimento, sì, e poi sono andato a scavare sia con la mia conoscenza, ma poi sono dovuto andare anche a riprendere le carte che riguardano i personaggi legati al caso del mostro, perché per cercare di essere il più preciso possibile nell'individuare caratteristiche, dettagli delle loro storie e così via, ecco. Ah, ok, beh, perfetto. No, ma infatti io mi interessavo sapere, ma l'hai paragonato anche ad altri serial killer, ovviamente, giusto? Se sì, a quali, se posso averlo? Sì, ovviamente, cioè, la cosa principale è il paragone con gli altri serial killer, tra i quali c'è Jerome Brudos, Robin Getz, che sarebbe quello dei Chicago Crew Reapers. Esatto, sì. Che erano un gruppo di persone che, nell'altro, compivano degli omicidi in gruppo, con delle asportazioni di semi, tra l'altro, quindi qualcosa che richiama le modalità del mostro, okay. E sempre per chi crede nelle teorie tipo compagni di merende, loro rappresentano anche un buon punto, un buon esempio, ecco, per sostenere la loro teoria. C'è William Saff, Wayne Ford, Richard Cottingham, Edward Gein, Ed Gein famoso, sì, e così via. Edward Gein è quello, scusami se ti interrompo, è quello da cui sono ispirati Tomb Raider, se non sbaglio, per fare Non aprite quella porta, giusto? Sì, anche Il silenzio degli innocenti. Sì, esatto. Sì. Personaggio di Buffalo Bill che appunto uccideva le donne per cercare di ricavarne un vestito da donna. Sì, esatto. Perché poi tra l'altro c'è sempre questa, come dire, tra le righe, questo elemento del contatto con la personalità femminile che emerge un po' sempre in tutti questi casi, certo, che ho preso in considerazione. E mi piaceva vedere appunto che tipo di caratteristiche, dicevo prima, io ho messo lì 50 punti da ricavare per vedere più o meno a livello statistico cosa veniva fuori, se comprendono cose del tipo, se hanno subito violenza da piccoli, che tipo di parafilia avevano, cioè di deviazioni sessuali, yes, tutto questo genere di informazioni che normalmente sentiamo in maniera un po' sparsa, no? Sui serial killer. E quindi vedere quali di queste caratteristiche di serial killer che sono stati gli arrestati, analizzati e così via, corrispondevano con i personaggi del caso del mostro. Sì, no, allora, per quanto riguarda Salvatore Vinci, tu sai che io sono un vinciano di ferro, quindi la storia la conosco, direi, abbastanza bene, forse anche di più di tante persone, ora non voglio fare il falso modello, sì, ecco, lo sai, no? So, mi dedico, sì, anche, sì, anima e corpo allo studio di questo personaggio, e sappiamo bene che lui comunque in diverse occasioni della vita, almeno così si dice, ha subito delle violenze sessuali, va bene? Sì, anche al militare sappiamo, no? Che lo hanno. Sì, sì, c'è questo episodio che racconta, se non sbaglio, suo figlio stesso. Esatto, che lo racconta lui, diciamo, ufficialmente a verbale questa cosa qua, racconta questo episodio, no? In base al quale avrebbe appunto avuto delle esperienze di questo tipo, di violenza, violenza sessuale di tipo omosessuale durante il periodo del militare. E questo elemento qua, c'è da dire, è una cosa che emerge nei profili un po' di tutti questi serial killer. Alcuni di loro in effetti hanno subito lo stesso tipo di violenza, proprio anche mentre erano alcuni in servizio, perché molti sono anche militari. Certo. Infatti questo aspetto è un aspetto che coincide, ad esempio, dicevamo prima, con il legionario, che ci piace oppure no, nel senso, a me non piace, tra virgolette, tanto il legionario, però dovendo guardare le cose oggettivamente, ci sono tanti elementi sia in lui, sia nel Vinci, sia
anche in Pacciani, anche se io Pacciani per esempio non ce lo vedrei mai, mai e poi mai. Però obiettivamente ci sono degli elementi che caratterizzano tutti questi personaggi che sono presenti nei profili di tutti questi silenzi. Senti Massimo, visto che tu hai fatto lo studio così approfondito e diciamo lo stai ancora facendo, stai ancora analizzando, sì, i profili di queste tre persone. Insomma. Esatto. A parte Salvatore Vinci, ti risulta che gli altri due, cioè Pietro Pacciani e il legionario, abbiano avuto violenza a piccoli? Allora, a me mi risulta, cioè, dato certo che abbiamo, ce n'è uno su Salvatore Vinci, che noi sappiamo, credo che compaia nel famoso rapporto Torrisi, sì. Un episodio viene detto che quando lui era piccolo, una volta, credo a 10 anni o qualcosa del genere, fu massacrato di botte una volta dal padre, sì. E rimase, credo, a letto persino un bel po' di tempo perché non riusciva più. Non riusciva più a muoversi né niente. Poi questo potrebbe farci ipotizzare che magari quello è stato uno di tanti episodi. Sì. Ecco. Ma rispetto agli altri due, dico, la domanda era: ti risulta che gli altri due sarebbero il legionario piuttosto che Pietro Pacciani? Secondo te hanno subito violenze a piccoli? Allora, di dati certi su questa cosa qua credo che non ne abbiamo. Ok. Quindi è impossibile dirlo, insomma, perché laddove non ci sono informazioni concrete è difficile dirlo. Okay. Allora, Pacciani, ma poi c'è anche un discorso di tipo culturale dell'epoca, nel senso che oggi noi abbiamo un intendimento di violenza a livello familiare, eccetera, che insomma siamo un pochino più civili, quindi abbiamo un margine di sopportazione, diciamo, che è un pochino più sensibile. Certo. Una volta noi sappiamo che anche per questioni di educazione eccetera i bambini venivano insomma educati anche un po' con la forza, no? Sì, sì. Quindi è facile quindi ipotizzare, non so, che un Pacciani figlio di contadini magari gliela rendevano un po' dura se combinava qualcosa eccetera. Sì, che è un pochino difficile. Okay. È un pochino difficile stabilire con certezza questo aspetto. Okay. Sì. E la cosa... invece, per esempio... Ah, okay, perdono. Dimmi. No, finisci. No, no, dicevo che invece ci sono altri aspetti che ad esempio noi possiamo più o meno valutare, tipo ad esempio le parafilie di tipo sessuale, possiamo valutarle perché noi sappiamo delle cose. Sul Pacciani, ci puoi dire quale? Io quella è la domanda che ti volevo fare, su quale possiamo paragonare allora tutti e tre. Ecco, infatti mi hai tolto la parola di bocca. Prego. Vuoi sapere chi di questi tre corrisponde di più al profilo da un punto di vista sessuale? Un silenzio? No, voglio sapere se c'è soprattutto qualcosa che accomuna tutti e tre. Una cosa che accomuna tutti e tre, ecco, la domanda è questa. Di questi qua, una cosa che accomuna tutti e tre, dunque, è il fatto che appunto hanno dei punti, delle caratteristiche, alcune che corrispondono a alcuni marker sensibili di questi serial killer. Sì. La cosa che li accomuna soprattutto è alcuni elementi riguardo al vissuto, sì. Sicuramente. Cose che hanno vissuto, alcuni aspetti a livello caratteriale, come ad esempio la capacità di dissimulare, di essere anche un po' bugiardi, sì. Di avere tutto sommato un controllo sugli altri. È tipico del serial killer. Sì, sono elementi che compaiono praticamente sempre, questi qua. La capacità di mentire, la capacità, sì. Di dissimulare, di far finta, no, che loro magari non hanno fatto niente e stanno anche tranquilli. Certo. Queste, o anche la capacità di giocare un po' con gli altri, di divertirsi nel giocare con gli altri. Sì. Questa è una cosa che noi un po' tutti forse abbiamo osservato nel legionario. Sì. E noi sappiamo che ha rilasciato delle interviste dove diceva delle cose, poi... le annegate, sì. E sembrava anche divertirsi, no? Sì, esatto. Sparando magari alcune cose, tipo la vicenda dove lui dice che era in macchina con il Narducci, no? Sì, sì. Che era una sparata, no?
Quindi se vogliamo immaginare che è uno che racconta storie, che si diverte magari a giocare con gli altri, insomma, questo è un bel modo di giocare. Certo, certo. Quanto, poi c'è il Pacciani, che sappiamo un po' che ha processo, lui è straordinario nel trovare scuse per qualunque cosa. Io qua ho sempre dato e do credito a Francis Tripet sul fatto che lui, insomma, a processo minimizza qualunque cosa. E Pacciani ha una spiegazione per tutto, sì. Anche quando gli mettono davanti il bigliettino dove c'è scritto il numero della targa con coppia, lui riesce a fare mille giri e a cercare di trovare una spiegazione razionale a tutto, e quindi questo atteggiamento di cercare di simulare ogni cosa, esatto. Pacciani per esempio è uno che non dice mai sì è vero quella cosa lì, ho sbagliato, è colpa mia. Lui dissimula tutto, è tutto spiegabile, e questo è un atteggiamento tipico normalmente proprio dello psicopatico, ad esempio. Certo, però a volte, scusami Massimo, ci sono dei momenti, senti il canino sotto, non è il mio, vero? No, okay, è un canino qua che passeggia. Sì. Allora, la cosa che io ho notato, e questo, penso che tutti gli ascoltatori abbiano notato, chi non l'ha notato è bene se lo vada a riguardare, ci sono dei momenti in cui, che secondo me sono anche ridicoli, dove Pietro Pacciani mente talmente spudoratamente, e ti faccio un mero esempio, cioè a un certo punto il Nesi, poi lascia stare l'attendibilità del personaggio, questo sarebbe un argomento a parte da trattare, però andiamo sulle cose diciamo più semplici. A un certo punto dice che lui aveva un fucile o una pistola e andava a caccia di Frodo, quindi a lui lo accusavano semplicemente rispetto a quello che il giudice lo accusava di aver ammazzato 16 persone, lo accusavano semplicemente di essere andato a caccia di Frodo, d'accordo? Sì, sì. Lui negava anche, cioè, negava il fatto di essere... Sì, negava di conoscerlo, no? Esatto. E poi quella cosa lì si è rivoltata un po' contro, no? Esatto, cioè tu, piuttosto che dire che andavi a caccia di Frodo, quindi fa capire che è una persona comunque abituata a dire una cosa per un'altra, perché se a me mi dicono guarda te andavi a caccia di Frodo, oppure sei... rispetto al fatto di essere accusato per 16 omicidi, ci andavo, ma cioè non vuol dire mica che uno va a Frodo, no? Lui negava l'evidenza, e questo è proprio questo mettere le mani avanti, no? Anche per esempio quando nega la conoscenza della sperduto e così via, tante altre situazioni, lui mettendo così le mani avanti in realtà è come se dimostrasse di centrare qualcosa, è come se ammettesse involontariamente, indirettamente, però il personaggio. Certo, però io ho notato anche che durante quel processo là tantissime persone con testimoni alla mano negavano anche di conoscerlo. Delle persone che conoscevano Pacciani, esatto, quelli che sì. Poi sono... Ah beh sì, c'è anche il Vanni lì per lì negò di conoscerlo. Esatto, no? Ma ce ne sta anche. La famosa cosa delle merende, non lo conosco, se andava a fare delle merende ogni tanto. Esatto, da lì che sì. È nato proprio l'epitaffio. Esatto. No, ma infatti... Esatto, sì. Sì, prego. No, dicevo, proprio questo atteggiamento poi ha fatto sì che in realtà si amplificasse l'attenzione su di loro, quindi poi anche su Vanni. E per me, per carità, non c'entra nulla, perché se io avessi la certezza che il mostro di Firenze era Pacciani col Vanni e Lotti e così via... Mi sparerei un ginocchio con la fionda, cioè non so, perché è incredibile immaginare una cosa del genere. Ammettilo, sono... tu spareresti con la calibro 22. Ecco, sì. No, va bene, però io quello che mi sono sempre chiesto, e senza ovviamente obiettare o criticare il lavoro degli avvocati, non mi permetterei mai perché non sono un avvocato, quindi anche se lo fossi non mi metterei a criticare il lavoro dei miei colleghi. Per quale motivo hanno preso quel tipo di strada di difesa, quando secondo me dovevano essere loro a dire al loro assistito, guarda, di le cose come stanno, se una persona la conosci, di che la conosci, non stare a dire sempre perché sì, ci si rivolta sì, contro. In effetti questo aspetto fai bene a sottolinearlo, perché anch'io delle volte ne ho parlato con qualcuno e in effetti risulta abbastanza incomprensibile questo fatto qui. Esatto. Ma voglio dire, nella peggiore delle ipotesi si poteva anche dirgli a Pacciani, per favore sta zitto, non dire proprio nulla.
Esatto. Non dire proprio nulla, perché cioè Spacciani è uno che ogni volta che parla, voglio dire, peggiora la sua situazione. Per cui non lo so perché gli avvocati abbiano permesso, no, questa cosa nell'ottica della loro scelta difensiva. Non lo so, non saprei nemmeno dirlo, non saprei nemmeno ipotizzarlo. Ah, io, se non sono un avvocato, se lo fossi, gli direi: Pacciani, stai zitto, non dire una parola. Esatto, ma no, ma io direi anche, vabbè, se andare a caccia di Frodo, dillo tranquillamente che andavi a caccia di Frodo, che avevi un fucile, esatto, e usavi quello, perché, come dire, sappiamo bene, senso, ora, qualsiasi giudice, diciamo che ogni bene ha fatto un lavoro meraviglioso, io non voglio criticare i giudici, né Canessa, non voglio entrare nemmeno nel merito, perché non è né mia né tua competenza. Esatto. Però io dico, se dal momento in cui tu fai determinate cose, cose anche se illegali, perché andare a caccia di Frodo è illegale, poi cioè, rispetto a essere accusato di 16 omicidi, cioè, non me lo puoi anche dire, ti faranno una multa, non so se si va in galera per cacciare di Frodo, ma una multa, un multone, però non ti fai 16 ergastoli, c'è una bella differenza. Sì, e qua torniamo al punto di prima, cioè che Pacciani è proprio questa caratteristica che è tipica del sociopatico, del psicopatico, di voler razionalizzare a tutti i costi tutto, no? E poi gli ritorna contro con gli interessi, perché poi alla fine risulta assolutamente inattendibile, poco concreto, anche perché le spiegazioni che lui poi avvalla per spiegare le cose, insomma, sono piuttosto ridicole, no? Quando cerca di spiegare in tutti i modi la questione del numero di targa che lui aveva segnato sul bigliettino, dicendo che c'era la coppia che l'avevano minacciato, oppure dice addirittura che lui si era segnato la targa perché voleva cercare le persone nella macchina per avvisarle di stare attenti ad appartarsi perché c'era il mostro in giro. E lui fa questi tentativi goffi di apparire buono e poi alla fine, insomma, quando piuttosto poteva dire sì, è vero, andavo a spiare le coppiette, perché poi alla fine anche perché una certezza che è emersa da quel processo e da quelli successivi dei compagni di merende, una certezza che è emersa è sicuramente quella che lo sport di andare a guardare le coppiette era molto molto diffuso. Certo. Ritornando alle armi, è un po' come in Sardegna, lì la Toscana, il Mugello e le zone limitrofe, da quello che io ho visto guardando il processo, vedo che molte molte persone lì praticano la caccia. Certo, addirittura sì. Mi pare che anche il giudice a un certo punto dica che anche lui è cacciatore, va a caccia. Sì, esatto. Invece il Pacciani, ecco, rimane solo il Pacciani che invece non va a caccia, nega tutto di avere il fucile. Ma infatti il fatto di negare l'evidenza, ma anche il fatto di conoscere l'ha sperduto, che secondo me la conosceva. Ah, sì, beh, anche lì, certo. Cioè, poteva benissimo dire andavo da questa donna perché insomma facevo i comodi miei, mi piaceva fare i comodi miei. Esatto. E buonanotte. Invece anche lì lui nega con la famosa uscita poi del salto del carretto che è diventato storia. Esatto. Anche se non ci sarebbe da ridere, perché la storia è quella che è, sono 16 morti e insomma non ci sarebbe da ridere, ma insomma è venuto su un pastone, no? Sì, c'è un punto, inquadrano anche Canessa, che anche lui non dovrebbe ridere. Ride anche lui, e dietro c'è anche Mario Spezzi che ride come un matto, perché in quel momento risultava abbastanza comico, come tanti momenti di quel processo, perché sembrava una recita in toscano, no? Io c'ho mio fratello che lui è un appassionato di Amici miei, sì. Io gli ho detto tu devi vedere queste cose, perché Amici miei è un film, questo è reale, sì. Sono personaggi che sarebbero reali, invece sembrano davvero usciti da una commedia. Sì, ma infatti sembrano veramente usciti da una commedia. Ora sentite l'ambulanza, questo è il bello della diretta, quando abbiamo Massimo Bosco. Forse ci viene a prendere a noi due. Esatto, ma io non credo di dire tante... Ma nemmeno te, nella maniera assoluta, tante tante bischerate da essere portati via con l'ambulanza. Detto ciò, allora io ti faccio la domanda che dopo in questo momento, e tu hai fatto, diciamo, ci hai detto il lavoro che stai facendo, il lavoro che stai continuando a fare e che continuerai a fare. Poi dopo ti chiederò quella cosa che non mi va di dire adesso per telefono, ma insomma se hai analizzato bene quelle parole che ti ho detto di ascoltare. Ah, ok, sì. Ok, bene. Sì. L'hai analizzato, sì?
Sì, ma vogliamo anche dirlo adesso? No. Ah, ok. Non mi va di sì, dire. Sì, no, beh, è una cosa, diciamo, una cosa che Angelo ha notato, lui di suo, che sì, in effetti secondo me può avere un significato, o comunque nella peggiore delle ipotesi è qualcosa che comunque, se è una coincidenza, insomma, fa il suo bel effetto. Ok, esatto. Allora, io ti voglio chiedere, fra tutti e tre, il legionario, sì, Salvatore Vinci, Pietro Pacciani, io però vorrei che tu rispondessi non tanto perché tu sei di parte, ma in base ai risultati, diciamo che questo tipo di analisi ti ha portato poi come risultato. Sì. Ecco. Sì. Secondo te, fra i tre, chi potrebbe essere il più papabile? Questa è la domanda che ti devo fare. Io, se devo rispondere onestamente, sì, onestamente, non posso sceglierne uno. Posso sceglierne due, se devo basarmi però solo sui numeri, eh? Certo, no, stiamo parlando di quello. I due che scelgo, devo scegliere per forza Pacciani e il Salvatore Vinci. Sì. Li devo scegliere perché tutti e due hanno delle caratteristiche che sicuramente non possono essere ignorate. Sì. Nel senso che, vabbè, innanzitutto loro due come punteggio, perché poi alla fine viene fuori un punteggio numerico, perché per rappresentare la cosa ho messo un punteggio numerico, tutti e due hanno più o meno lo stesso punteggio. Invece i vigilanti si accosta molto, però c'è un certo spazio, va sempre tenuto in considerazione secondo me. Però c'è una grande differenza, cioè che il Pacciani e il Vinci hanno delle caratteristiche, sì, per esempio a livello sessuale, che hanno una corrispondenza più stretta, diciamo, con quello che è il profilo dei vari serial killer analizzati. Sì. Il Pacciani, che piace oppure no, poi ha un punto fondamentale, purtroppo, è quello di avere anche un omicidio alle spalle. Sì. E questa è una cosa che comunque, al di là di come del significato che si vuole attribuire a questo precedente, però c'è, quindi diciamo, ragionando in numeri, ha il suo peso. Certo. Ecco. Poi se si vuole fare un discorso più approfondito, perché poi è vero anche che i dati vanno un po' analizzati, perché e allora si può fare un discorso più approfondito, sì, dove però per forza di cose bisogna metterci anche del personale, e allora lì potrei dire che ad esempio il Pacciani, pur avendo un certo profilo, secondo me non ce lo vedo tanto sulla scena del crimine, okay, perché noi sappiamo alcune cose più o meno, fermo restando gli errori nelle indagini, però sappiamo che il mostro, insomma, agiva in un certo modo, tutto sommato, metodico, no? Che seguiva nel suo modus operandi, aveva un certo ordine, più o meno. Sì. Sappiamo che c'era un'assenza, per esempio, di contatto sessuale diretto, e io e Pacciani non ce lo vedo sulla scena del crimine in questo modo. Lo vedo più come uno rozzo che esprime la sua sessualità in maniera rozza, e probabilmente, pensiero mio, ma non penso che sia difficile da condividere, sì, io penso che il Pacciani avrebbe abusato e come delle vittime, purtroppo, anche in questo senso. Sì, ok, che l'avrebbe invece sappiamo che il mostro non ha abusato, diciamo, esatto, in maniera meno fisica. Sì. Poi vabbè, ha fatto l'escissione, eccetera. Però una cosa che io volevo mettere in risalto, il fatto che comunque, vediamo se ricordo bene, perché ormai ho migliaia di informazioni in testa, quindi mi sbaglio spesso, proprio perché so tante cose e non mi sono sempre, diciamo, portare l'attenzione solo a una. Allora, nel 1985 Pietro Pacciani aveva, mi pare, 52 anni, giusto? Sì, qualcosa del genere. E già, forse qualcosina in più, mi sa. Ma se non sbaglio gli era già avvenuto un infarto, giusto? Sì, lui era già infartuato, credo plurinfartuato, credo che ne avesse avuto più di uno. Mi pare che avesse avuto due bypass, d'accordo? Sì, qualcosa. Allora io mi chiedo, questa è una cosa che io mi chiedo, mi sono sempre chiesto. Sappiamo che nell'85 diciamo, il ragazzo francese sì, ha cominciato a correre. Mm-hmm.
Ora va bene, si dice che poi la verità che fosse una persona atletica che aveva vinto i 100 metri di velocità, eccetera, eccetera, però dobbiamo anche ricordarci che lì quella sera era buio pesto e a Sì, no, ma te. poi inoltre, oltre ad essere buio pesto, c'è un elemento che tutti un po' dimenticano, questo bisogna dirlo, il ragazzo non era morto, ma era ferito, aveva una ferita di pistola al braccio, Sì. addirittura se noi andiamo a vedere la perizia, lui aveva un colpo di pistola che l'ha beccato sui denti, Esatto. quindi sì, ok, non era morto, però Non è ci si morto. dimentica, Sì. noi ci lamentiamo quando ci sloghiamo una gamba o ci facciamo male al gomito, eh. Un colpo di pistola, lui ne aveva più di uno, credo che fosse stato raggiunto già da quattro colpi, tra quelli che l'hanno preso di striscio in maniera più o meno, diciamo, forte. Sì. Per cui sì, ok, era abbastanza, secondo me era abbastanza limitato nei movimenti, il Sì. terreno era quello che era, perché ancora, Esatto. insomma, Sì, lui era nudo tra l'altro, per cui in una condizione di così. anche perché si ipotizza il fatto che se lui avesse preso, se fosse andato a destra piuttosto che a sinistra, ora io lo dico per senza avere la cartina in mano, senza avere la foto, probabilmente si sarebbe salvato. Non sono molto d'accordo su questa cosa perché Sì, è vero, comunque. in realtà non sono d'accordo neanch'io perché insomma su questo aspetto c'è qualcuno che aveva spiegato molto bene, forse era il Bronzi, può essere, Sì. che spiegava che lui è stato lì e che comunque anche andando nella direzione della strada non è detto che si salvava perché noi tendiamo a pensare che magari subito dopo c'è la strada, invece mi pare che il Bronzi diceva, spiegava che era abbastanza cespuglioso e Sì. comunque non era proprio così semplice lineare una fuga in quella direzione. No, però tu vuole tornare al discorso che facevo io prima. Sì. Dal momento in cui il ragazzo era scappato, probabilmente io ora parlo di Pietro Pacciani, però poteva essere Sì. chiunque, avrebbe dovuto cominciare a correre anche lui, o mi sbaglio? Beh certo, c'è questo discorso qua che comunque lui avrebbe dovuto, chiunque sia stato il mostro, deve essergli andato dietro. Per alcune difficoltà che aveva il ragazzo, probabilmente ce l'aveva anche il mostro, nel senso che Ah comunque beh, certo. il terreno, io ho sentito parlare di questa cosa, qualcuno smentiva, qualcuno confermava, ma io penso che sia vera perché ho visto delle foto. Il terreno era caratterizzato dalla presenza, per esempio, delle radici degli alberi, No, no? esatto, sì, no, c'è ancora, non te lo posso assicurare che quel terreno, il terreno agli scopetti, anche nella piazzola, non tanto nella piazzola in se stessa, ma nel percorso che dalla strada tu devi fare, che puoi fare anche in macchina, cioè me l'hanno fatto anche loro, che tu fai andando su perché c'è una sorta di salita di pochi metri, è piena di radici, di alberi che sbucano fuori ed è facile, e te lo dico per esperienza vissuta, ci ho inciampato anch'io che camminavo. Figurati un. Probabilmente di giorno. No, no, era sera, no, vabbè, Ah, non sono tanto bischero, però di sera, e io stavo Sì. salendo con grande calma e con grande attenzione con la telecamera a mano. Ora, ti Esatto. immagini dopo che uno ti spara, sei preso totalmente al panico, cominci a correre, Sì, ha voglia, sì. Esatto. potresti prendere qualsiasi cosa e cascare a terra sarebbe un altro nulla. Allora, io volevo chiederti una cosa che non ha nulla a che vedere con quello. No, io volevo finire solo una Prego, cosa, prego, però, ma prego, se ma me lo permetti. sì. Perché abbiamo parlato dei vigilanti del Pacciani, volevo soffermarmi un attimo su un aspetto Sì. invece, che è una piccola osservazione, perché sentivo qualcosa anche l'ultima volta, l'ultima trasmissione, ad esempio, un aspetto che riguarda il discorso se il mostro di Firenze era un last murderer, se non lo era. E volevo un attimino dire una cosa, cioè che il mostro di Firenze in realtà tecnicamente è un last murderer. E io penso di poter dire che su questo non c'è nessun dubbio, perché altri serial killer che hanno fatto cose simili sono last murderer, e Ok. perché il suo comunque alla fine erano omicidi di tipo sessuale, perché le asportazioni che faceva erano di tipo sessuale, Certo. riguardavano gli organi sessuali. Il fatto che non avesse, come dire, che non abusasse sessualmente le vittime, questo è un fraintendimento, nel senso che noi intendiamo l'abuso sessuale nell'ottica di un rapporto sessuale normale, Sì, certo. quindi uomo-donna, insomma, penetrazione. Mentre invece chi
insomma, è affetto da certe parafilie, da certe deviazioni sessuali, può avere un, come dire, godimento a livello sessuale differente. Ad esempio, noi abbiamo l'esempio del mostro di Dusseldorf, che lui ha raccontato chiaramente che lui raggiungeva il piacere sessuale nel vero senso della parola, sì, cioè quindi arrivando proprio all'orgasmo, in alcuni casi semplicemente tagliando. Ecco, quindi il discorso della sessualità va inteso all'interno di quello che è il quadro psicopatologico dell'individuo. Certo. Ecco, questa era una precisazione che volevo fare, perché secondo me questo dovrebbe essere considerato un punto fermo, se il mostro di Firenze è un last murder, sì, a tutti gli effetti. Okay. E poi c'è un altro aspetto che questo si ricollega al lavoro di cui parlavo prima, e che riguarda la sessualità di Salvatore Vinci, perché spesso, tu lo sai forse meglio di me, no? Chi contesta Salvatore Vinci porta l'argomento dicendo: ma Salvatore Vinci era un individuo ipersessuato, sì, il mostro invece era impotente. Sì. Allora, innanzitutto c'è da dire che il discorso che il mostro era impotente non è una certezza, anche in ragione di quello che ho appena detto, cioè nel senso che può essere che un individuo che ha una certa necessità a livello sessuale, compresa nel suo quadro, nel suo profilo psicopatologico, sì, non è detto che sia sessuato, magari ha un intendimento del piacere sessuale in quel modo. Poi un'altra cosa è che la contestazione che Salvatore Vinci era ipersessuato, quindi non può essere il mostro, e questa cosa qua mi fa un po' sorridere, perché in realtà, guardando la casistica dei last murderer, emerge che il last murderer nella sua vita quotidiana di tutti i giorni è un individuo del tutto simile a Salvatore Vinci, che noi sappiamo attraverso ad esempio il rapporto Torrivi e varie osservazioni che sono state fatte, che lui praticamente viveva per il sesso, e lui stesso in una intercettazione telefonica che dice questa cosa, che lui vive per il sesso, sì, e poi sappiamo tutti i dettagli, insomma, delle sue imprese in questo senso. Ma questo aspetto qui, altro che non coincide, questo aspetto qui è una di quelle cose che fanno sì che Salvatore Vinci sia uno dei migliori candidati. Ecco. Sì, poi facciamo, scusami Massimo, visto che tu hai tirato fuori il discorso dell'ipersessualità, eccetera, eccetera, sfatiamo anche il fatto, sì, che Salvatore Vinci fosse un donnaiolo. Salvatore Vinci non era un donnaiolo, sì, ma in realtà era più pendente al... Sento un sacco di rumore sotto. Sì, sì, c'era una macchina che passava, adesso è andata via. Ok, era più tendente, questo senza discriminare assolutamente le persone gay, sul fatto, sì, di essere piuttosto passivo con gli uomini che attivo con le donne. Ecco, volevo... Sì. Allora io però ti volevo... questo... sì. Sì, dimmi. No, finisci te, perdonami perché io non so mai... No, dicevo solo che questa è uno degli aspetti legati a Salvatore Vinci che... Adesso qua siamo in un territorio un po' complicato, perché i tempi sono cambiati e oggi le cose le intendiamo diversamente anche rispetto alla sessualità e all'accettazione, insomma, delle persone omosessuali. Però una volta, a livello proprio sociale, insomma, anche l'omosessualità in sé era vista come era una parafilia, sì, insomma, sì, una deviazione sessuale. Okay. Ma in realtà, proprio perché il contesto sociale non permetteva quella libertà che c'è oggi, e questa cosa qui comportava anche come dire, il modo che veniva vissuta dall'individuo, sì, comportava delle cose a livello psicologico particolari, nel senso che l'individuo viveva sicuramente un senso di costrizione che non gli permetteva di manifestare realmente la sua personalità, sì, ad esempio. Io credo che Salvatore Vinci, così come tante altre persone all'epoca, fosse veramente omosessuale completamente, e però come molte persone all'epoca era costretto, tra virgolette, a sposarsi, ad avere dei figli, esatto, a essere un uomo, diciamo. Sì. Ecco. E questo è un elemento che secondo me ha anche un suo peso. Ecco. Certo, certo. Allora, siccome siamo in chiusura, ora fammi guardare qualche, sì, minuto della registrazione, perché la trasmissione dura circa un'oretta e manca tipo 10 minuti, però va bene,
stato molto interessante il discorso. Poi se qualcuno avrà da farti domande, io dico sempre scrivetelo nei commenti, io me le segno tutte e poi casomai faccio una puntata speciale domande e risposte Ok. tra voi e Massimo Bosco. La cosa che ti volevo chiedere io, allora mi è arrivata mentre stavamo parlando un messaggio di una persona che mi dice, ora però non la posso leggere, vedo se mi ricordo bene quello che mi ha chiesto, la quale mi diceva, dice che ha sentito dire da una persona che diciamo, tu non conosci, però penso sia un tuo paesano, dice che il mostro di Firenze ha dovuto smettere in tutti i modi di uccidere nel 1985 perché sennò sarebbero arrivate a lui e parlano anche di un barattolo di vernice. Tu hai mai No, sentito di non lo no? so. Hai mai sentito di no? Io, allora, questo barattolo di vernice, io ne parlavo anche con Bernardo Puliti, che è un nostro ascoltatore e un amico che ci ascolta sempre, e diceva era riconducibile alle sette sataniche. Non so in che modo, non so in che modo perché non so come abbia fatto a diciamo, mettere, diciamo, a correlare un barattolo di vernice alle sette sataniche, e quindi dice che lui avrebbe smesso perché se no lo avrebbero preso in tutti i modi. Secondo te, allora io ti faccio l'ultima domanda di questo Sì. podcast. Secondo te perché il mostro di Firenze, e sappiamo anche quali sono i sospettati adesso, sono tre, per me ne è uno solo, ha smesso di uccidere? Allora, Premetto, premesso. premetto una cosa, no, ti dico subito una cosa. Ieri ho parlato con un perito balistico che è Marco Corigliano. In tanti si dice ha finito le pallottole, potrebbe aver finito le pallottole, quindi non esiste modo per poter come dire, procurarsi altre pallottole se non avere contatto con altri esseri umani, va bene? In realtà il metodo c'è, io però non lo dico perché è illegale, il metodo c'è, quindi anche se le avesse finite avrebbe potuto comunque procurarsele. Proseguire, Esatto. proseguire. Allora, secondo te perché ha smesso? Beh sì, questo aspetto c'è da dire che forse in quel momento c'era un'attenzione tale per cui forse anche procurandosele, diciamo, per vie traverse, forse avrebbe avuto un attimino, come dire, di ansia, no? Perché noi sappiamo che anche nel mondo della città ci sono gli informatori, eccetera, tante volte magari. Io personalmente, allora, per quanto riguarda le sette sataniche, io personalmente non ne voglio sentire parlare perché apre gli scenari come dire, a ipotesi cospirazionistiche che Certo. sicuramente non hanno nessun riscontro nella realtà, perché poi in Sì. realtà ci sono certe cose esistono, ma sono fenomeni molto limitati. Molto limitati e che sicuramente, insomma, è molto difficile che abbiano a che fare con una cosa del genere, dove la dinamica degli omicidi, secondo me, ci rappresenta, ci raffigura un personaggio, perché per me è un personaggio, che manifesta delle sue cose legate alla sua psicopatologia. Perché ha smesso? Perché ha smesso il mostro di Firenze? Allora, io non posso immaginare un personaggio sconosciuto, perché se dovessi immaginare un personaggio sconosciuto, come dire, possiamo dire qualsiasi cosa, anche che era Paperino, che è uscito fuori da qualche parte. Devo per forza attenermi a quelli che sono i personaggi conosciuti e dovendo, insomma, muovermi in qualche direzione, seguendo la logica, mi viene da dire che il mostro di Firenze ha smesso. Perché non poteva più andare avanti, perché se fosse andato avanti a quel punto lì veramente l'avrebbero preso. Credo che lui sia riuscito a giocarsi la sua fortuna, che sicuramente ha avuto per tanti anni, perché alla fine non dimentichiamoci che lui non ha neanche mai commesso l'errore di lasciare un testimone, ad esempio. Se ne dicono tante, ma noi alla fine di concreto non sappiamo nulla se è stato veramente visto o non visto. Credo che arrivati al 1985 lui probabilmente aveva già il fiato sul collo di molto, ha compiuto l'omicidio quello di Scopeti, che in un certo senso qualcuno dice il suo capolavoro, ma in senso negativo. Gli è andata molto bene, io credo che fosse già attenzionato, si è salvato e insomma, ha deciso consapevolmente di smettere. O almeno di, come dire, di far sì che non avessero modo più di sospettare di lui. Ecco. Quindi secondo te lui ha smesso per un fatto pratico, cioè
perché poi ha smesso perché a un certo punto la sua necessità compiere, insomma, mettere in atto queste cose, si è scontrata con una realtà che era veramente troppo sfavorevole per lui, ecco, mettiamola così. Direi che, come dire, ha rischiato molto, a un certo punto ha capito che forse era meglio sparire dalla circolazione. Ok. E quindi secondo te non l'ha fatto perché aveva perso non aveva più munizioni, piuttosto perché aveva una sorta di paura, di terrore di essere acchiarato. Ma diciamo che dal mio punto di vista, probabilmente, come dicevo, aveva il fiato sul collo, molto sul collo, e quindi ha avuto fortuna dopo l'85 in qualche modo a non essere incastrato, diciamo. E allora a quel punto lì è uscito di scena. Poi su cosa può essere successo dopo non si sa, cioè, nel senso, non si sa. Certo. Però rimanendo limitati al caso del mostro di Firenze, se poi sia diventato il mostro di qualche altro posto non lo so ipotizzare questo, ma limitatamente al caso del mostro di Firenze, io credo che lui abbia avuto una fortuna spacciata a partire dal 68, perché io ritengo che il 68 sia un omicidio del mostro di Firenze, faccia parte della serie. Lui sicuramente ha avuto una fortuna spacciata, no? Noi sappiamo alcuni episodi, come ad esempio a Baccaiano, no? È stato fortunatissimo, ma anche a Scopeti probabilmente è stato molto fortunato. Credo che a un certo punto lui non abbia più abusato di questa sua fortuna. Ok, ha trovato il modo di smettere per non dover poi... Diciamo, di uscire di scena in qualche modo da questo caso, ha trovato un modo di non essere più, di non avere più la possibilità di essere il mostro di Firenze, anche perché io ritengo che il mostro di Firenze, probabilmente, ma questo è un mio pensiero, il mostro di Firenze era il mostro di Firenze perché c'era qualcosa proprio a Firenze, era legato a lui personalmente, che quindi può averlo motivato in certi momenti della sua vita ad agire in un certo modo. Qualcosa a livello anche di contesti, di gruppi sociali, eccetera, che può averlo motivato. Bene, allora Massimo, l'ora è quasi passata, quindi io vorrei chiudere la trasmissione salutandoti. Ma ti stai muovendo? Okay. Ti stai muovendo te? Sì, un pochino. Ah, ma sei fuori, no? Sei fuori a Milano. Sì, sono uscito un attimo. No, io sono uscito fuori per avere meno rumore possibile. Ah, ok, ecco. Sei vicino casa, quindi. Sì. Allora, no, se tu vuoi aggiungere qualcosa al finale, altrimenti chiudiamo. No, io sono a posto così, aggiungo che se qualcuno ha qualcosa da chiedermi e soprattutto da contestare, perché immagino che certe cose siano più che contestabili, va bene, cioè per me va bene, aspetto. Certo. Aspetto e eventualmente rispondo a domande o contestazioni. Certo. Allora io ti ringrazio infinitamente, voglio fare anche un appello a tutti gli ascoltatori. Sapete che da un mese a questa parte io sto facendo una sorta di campagna di crowdfunding per sostenere questo podcast, la radio, eccetera, eccetera, e le nostre ricerche, che il mio slogan è renditi libero, non ti far schiavizzare dai padroni, quindi per cui un caffè al mese può darci la possibilità di darti le informazioni sane, serie e senza nessuno che ci imponga di dire determinate cose. Quindi lo potete fare nei link sottostanti, chiunque lo voglia fare è ben accetto. Ricordo anche che queste trasmissioni, tutti i video che io posto sul canale, possono essere scaricati e diffusi gratuitamente. Più le diffondete, più noi siamo contenti. Detto ciò, rimane il fatto che spererei e vorrei che almeno venisse citata la fonte, come giusto che sia. Poi potete farne tutto quello che volete. Io ringrazio il Fede Massimo, che questa sera non è estate, perché l'estate inizia il 21 giugno, non è ancora estate, però qui da me almeno a Prato fa un caldo della Madonna. Si comincia a fare caldo, sì. No, stasera in realtà io sono qua in macchina con lo sportello aperto, si sta molto bene, c'è un venticello, ma oggi faceva molto caldo, si moriva.
Esatto. E quindi niente, speriamo che tutta l'estate non sia così. Io Massimo ti ringrazio infinitamente No, per io tutto. ringrazio te Angelo, grazie mille, Bene, alla prossima. bene. Salutiamo tutti. Sostenete Angelo, viva le autoproduzioni, che poi alla Ok. fine tirano fuori sempre il meglio. Che poi Massimo non ci sostiene economicamente, ci sostiene ancora di più perché fa le musiche, che fa le ricerche, eccetera, eccetera. Quindi è come se ci desse oro colato in mano. Allora ragazzi, io vi saluto, chiunque voglia farci una piccola donazione lo può fare, è libera e diffondete tutti i messaggi che postiamo sul canale. Grazie Massimo, rimani là perché ci Grazie salutiamo un attimo e saluti a tutti. Buonanotte.